Coccodrilli, come promesso, oggi andremo a fare la torta al testo, quindi vi daremo la ricetta della torta al testo. Chiaramente, per fare la ricetta abbiamo bisogno della nonna. Eccola qua, nonna Maria. Nonna Maria, saluta tutti i nostri follower. Ciao a tutti. Siamo pronti o no per fare questa Molto ricetta? Molto pronti, pronti. Prontissimi. Andiamo subito agli ingredienti. Un chilo di farina zero. Da qua la nostra farina che abbiamo già fatto la fontana. 2 cucchiai di olio. 10 grammi di sale. 2 bustine di lievito per pizze salate. Lievito istantaneo. Nonna, ma che hai preso in mano? Questo è lo zucchero, un cucchiaio di zucchero per attivare il lievito per la fermentazione. Infine occorre anche 1/2 litro d'acqua. Fa così con le mani, schiocca, schiocca. Vai! Ma l'ingrediente più importante è nonno Faustino. Sì, ma io non so gli ingredienti, io me la mangio. Ci credo. Pensa solo a mangiare. Ma forza, famo sta torta perché anch'io ho fame. Un attimo con l'olio. Vai, olio. Poi sale. Sale. Con dito. Poi metta la cosa di qui. Lievito. Lievito. Vai. E poi mettiamo lo zucchero. Lo zucchero. Quindi seguite tutti i procedimenti, Poi con l'acqua. Se l'acqua è troppa, la soluzione la trovo io, Perché la farina poi potete fare anche un po' così. E dopo di cuore, dopo di cuore. Dopo dice, io bestemmio. Delle cuccicchie. Perché? Ma perché? Ma l'acqua! Nonna impasta, l'acqua che avanza la possiamo anche... Guarda da Dio! Non la smette, scemo! Guarda come impasta proprio, si la sente sua, sulle mani, sì. Impastiamo alle perfetta ragazzi, perfetta. Sono molto affezionata a questa ricetta perché, anzi, penso tutti gli umbri sono affezionati, perché la torta al testo chi la chiama di un modo, chi la chiama di un altro, però in tutta l'Umbria è famosa e buonissima. Oh, tu stai sempre a mangiare, Ma vedete quel cazzo vuole? Dove vai cazzo tu? Ma... Ah! Ora dividete la pasta in 2 panetti e la nonna con il mattarello, ma noi lo chiamiamo rasagnolo, vero? Come si chiama? Rasagnolo. Una volta l'ho dato sulla testa da nonno, vero? Sì. Com'era? Era duro. Vai nonna. Racconta un po' ai nostri follower quello che è successo col mattarello rasagnolo. Addormentato sul divano. Sei arrivato tu. Che dà sempre fastidio. Hai preso il mattarello e l'hai dato dentro la testa. Ma quanto male t'ha fatto? E mo se intervenate puoi vedere quanto male. Più che il tuo la testa. Ma sta calmino, sta calmo. Fermati. Quando avete ottenuto questa forma e soprattutto questo spessore, potete cuocerla. Prima di cuocerla bisogna bucherellarla. Vai, buca, via. Così traspira, vero? Respira. Non si gonfia. Mettiamo a cuocere per 10 minuti sul testo. O va bene anche una padella antiaderente, vero nonna? Certo, se il testo non ce l'hanno. Dovete ottenere questa cottura. Guardate che bella. È ora di girarla, vai. Allè. Il risultato finale è questo. Chiaramente bisogna farcirla. Noi la farciamo. La farciamo per parte tu. Sì, la farciamo. E tu fai un cavolo. Ma. Beh. Mettiamo salsiccia e erba. Eccola qua. E adesso la andiamo a assaggiare. Buona? Ragazzi, buonissima. Very, very umbris. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale per
ancora tante altre ricette. Metto giù. Ciao ragazzi.